Un giro d'affari milionario con ricambi d'auto venduti in tutto il mondo è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Torino al termine di un'operazione che ha portato alla denuncia di due imprenditori del settore dell'automotive e al sequestro di oltre 40.000 pezzi di ricambio per auto contraffatti, tutti riportanti i marchi delle più prestigiose case automobilistiche. I finanzieri della compagnia di Susa, che hanno condotto l'intervento, hanno individuato le due fabbriche del falso a Torino, nei pressi di Corso Francia e a Carmagnola. Ed è proprio in quest'ultima ditta, ubicata in una zona isolata, in aperta campagna, senza nessuna indicazione che indicasse la presenza, che i finanzieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio del falso. All'interno del capannone, infatti, apparecchiature digitali all'avanguardia realizzavano ogni giorno migliaia di ricambi per auto e accessori, riportanti i loghi di note case automobilistiche, anche storiche. Rilevante il giro d'affari legato all'attività truffaldina messa in piedi dai due imprenditori, vista soprattutto l'importante rete di clienti riscontrata dai finanzieri nel corso delle indagini. I ricambi di accessori per auto, taroccati, venivano venduti non solo in Italia, ma quotidianamente spediti in Belgio, Germania, Olanda e oltreoceano, Cile e Stati Uniti in primis. Sequestrati anche tutti i macchinari industriali utilizzati per realizzare la frode. Il tutto era allestito e organizzato per soddisfare le centinaia di ordini che le aziende ricevevano da tutto il mondo. I due imprenditori, entrambi cinquantenni italiani, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Torino per contraffazione e frode in commercio.